te lo dirò assolutamente, che manda Anaisa Superstar. Skincare serale con Astra. Astra! Comincio sempre alla grande perché mi contraddistinguo in freschezza di pensiero, velocità di esecuzione, cose così. Qualche giorno fa ho ricevuto questa pochette, diciamoci la verità, le pochette non bastano mai e ci piacciono tutte, per prescindere. Ho ricevuto questa pochette strapiena di prodotti per la skincare, appunto da parte di Astra. Come puoi notare, è un mini borsone da palestra, perché il claim della nuova linea skincare lanciata da pochissimo da Astra è Trend Your Skin, quindi a me piace. Cominciamo la skincare con un artificio di magia. Passo dai capelli così ai capelli così. L'artificio di magia, ho semplicemente tagliato la parte in cui mi alzavo i capelli. Allora, i prodotti sono veramente tanti, molto interessanti. Ho già tipo tre preferiti che ti servono sostanzialmente. Allora, la luce è un po' diversa, vedi dei colori un po' accentuati in me in questo momento, perché non sto girando con la solita fotocamera, quindi il bilanciamento colori è decisamente diverso dal solito, vedi molto giallo, che ti assicuro non esiste. Ogni camera ha la sua lente. Fatto sta che io di proposito ho rinfrescato il make up circa un'oretta fa, uno perché dovevo uscire, di certo non truccata di giallo, ripeto, diciamo la lente di questa fotocamera, e poi perché volevo fare questa skincare con voi. Prodotto di cui hai assolutamente bisogno. Tu, quando io ti dico che hai bisogno di qualche cosa, mi sono sbagliata sinora? No, perché diciamo, io quando le cose sono buone dobbiamo dire questo. Gel detergente struccante testato sulle pelli sensibili. Adesso ti faccio vedere la velocità con la quale mi struccherò. Allora, come si fa? Prendi una manina, la metti così, prendi il gel detergente, possibilmente se hai cali di CrossFit, sai, ti fai anche quell'effetto un po' esfoliante, no? Cioè, no, vabbè. Prendi la manina, la metti così, un'erogazione. È un poco, è un troppo. No, sai perché? Perché uno è poco e due sono troppi, quindi è un'erogazione, è un poco. Ne ho provati due o tre metodi, questo secondo me è quello migliore e quello efficace, vale a dire prodotto tra le mani, lo emulsiono un po' tra le mani e poi massaggio sul viso. Semplicemente, niente di che. Porta via il mascara, ti chiederai? Sì, porta via il mascara, te lo faccio vedere. Tutti gli struccanti con me faticano molto nel portare via mascara, perché io uso veramente tanto mascara. Questo gel detergente devo dire che si difende. Profumazione al mirtillo favolosa, consistenza gel. Puoi utilizzarla già direttamente sul viso bagnato, ma io preferisco sul viso asciutto. Domanda che riceverò al 100%. Lisa, ma panna agli occhi? No, come vedi sto parlando, non brucia neanche agli occhi. Certo, non ti dico di utilizzarla uso collirio, quello sconsigliato, non fatelo fare ai bambini, ma vai tranquilla. Sciacquo e torno. Eccomi, il tempo di sciacquare ed è andato via tutto. Favoloso, un solo gesto e basta, finito, appunto. Ciao, ci vediamo al prossimo video. In gamma trovi anche l'acqua micellare, che però, come vedi, la mia è ancora sigillata, non l'ho aperta perché amo lui e porta via tutto. Però l'acqua micellare, ricordiamocelo, serve sempre, sempre, non si sa mai. Tra mani aperte non posso usare detergenti e niente, o residui di trucco. L'acqua micellare serve sempre, in questa casa c'è l'acqua micellare, io ho detto sì all'acqua micellare. Andiamo avanti, tiro fuori, volevo la vitamina C, vitamina C, siero. Settimana scorsa sono stata in Umbria con il team di Astra. Ora, al di là del fatto che sono innamorata persa dell'Umbria, io devo fare assolutamente una bella vacanza in Umbria, perché secondo me ogni angolo è da visitare dell'Umbria, al di là che io devo tornare assolutamente in Umbria. Durante questa, nel frattempo uso il prodotto, vedi qui c'è un beccuccio, lo strizzi. Questa è la consistenza del siero, appare cremoso, è cremoso, ma una volta massaggiato al viso diventa siero praticamente, perché è ultra leggero. In Umbria abbiamo fatto con Veronica, la ritroverai in una diretta con me su Instagram, abbiamo fatto skin training. Questo skin training è ginnastica facciale. Abbiamo trovato il metodo su come allenare gli zigomi, alzare gli zigomi, perché dice Veronica non è la forza di gravità, no, non è la forza di gravità, ma sono gli zigomi poco allenati, e chi siamo noi per non far allenare gli zigomi? La ritroviamo
Abbiamo fatto una serie di esercizi che ti evito in questo video perché prima devo imparare a fare io, tra cui una cosa non lo so fare, quindi io stendo il siero alla crema come mi viene facile, sinceramente. Ah, si assorbe subito profumo di crema fresca. Tra l'altro le confezioni, se ci fai caso, sono celesti. Tu sai che entro un po' in fissa con i colori delle confezioni. Celeste, pulito, fresco, leggero, adoro. È arrivato il momento del siero ciglia? No, ma ora ci arriviamo. Devo creare l'hype, io maestra dell'hype. Seguimi per altri consigli su come creare hype. Dopo il siero, crema. Mi piace tantissimo il pack di questa crema. Tu lo sai, sono un po' fissatella con i pack. Perché fai così e non lo perdi mai. Io ne ho uno conservato qui per prendere le creme e altri prodotti, però tendo a perderli. Questo qui serve per prendere la crema. Aspetta. Allora, parliamo di questa crema. La consistenza mi piace, è gradevole ed è facile da stendere. E se penso alla fascia prezzo, cioè rapporto qualità prezzo Astra, io credo che sia imbattibile sotto tanti punti di vista. Imbattibile anche per la skincare, è imbattibile. Questo lo dico in questo canale da anni. Rapporto qualità prezzo imbattibile, non credo che si possa trovare qualcosa di simile con la stessa qualità, aggiungo con le stesse formulazioni, a questi prezzi. Questa crema, tornando alla crema, lasciando stare i miei sbattimenti che mi faccio per altri sulle fasce prezzo, questa crema qui ha una consistenza molto ricca, la uso la sera. Quindi è confortevole da massaggiare, è ricca. Perché questa crema? Perché contiene veleno di vipera sintetica. È contro le cognate e le suocere, è imbattibile. Tu te la metti, vai la domenica a pranzo da tua suocera, ci sono tutte le tue cognate messe lì, e sei favolosa. E loro diranno, come fai ad avere una pelle del genere? Grazie alla mia crema Astra! Perfetto, ho risolto il problema, anche familiari. Seguimi per altri consigli su come risolvere il rapporto con le tue cognate o con tua suocera. Liberamente, sono qui per voi. È arrivato il momento del siero ciglia? No, fra un poco. Che antipatica, mamma mia. Andiamo avanti, maschera notte. Se non usi la maschera notte, è arrivato il momento di provare la maschera notte in questo canale. Tante volte io ho parlato delle maschere leave-in da utilizzare la notte, perché fanno la differenza la mattina. Te ne accorgi quando lavi il viso, dici, meno male che ieri sera ho messo la maschera notte. Quella là su YouTube aveva ragione. Seguimi per altri consigli su come avere ragione quando ti svegli la mattina. Tre nuove maschere monodose. Monodose no, infatti la confezione ce lo suggerisce, nel senso che questo tappetto puoi girarlo e chiudi la bustina. Io le ho già usate, queste sono quelle chiuse, ne sto per riaprire una, in realtà già le ho già utilizzate. Tu considera che fino a 4 applicazioni secondo me si possono fare, poi se dipende anche dall'uso che si fa. Per esempio queste due andrebbero utilizzate in combinata, ne parliamo in un altro video e te le faccio vedere durante un'altra skincare. Oggi voglio utilizzare lei perché è la maschera leave-in, quella che si può utilizzare la notte. Ma aggiungo io, a me capita quando ho dei video molto lunghi da editare, per cui sto per tante ore seduta al computer a lavorare, ovviamente da struccato, ovviamente con il viso pulito, io stendo questa maschera. Io ho testato, questa è la mia seconda bustina, la prima bustina che mi hanno inviato, perché questa arriva dall'Umbria, in realtà non è l'originale, questa arriva dall'Umbria. Quella l'ho testata lavorando al computer e anche la notte. Diciamo che la primissima volta che l'ho stesa lavorando al computer. Quindi questa fa profumissimo perché contiene estratto di fico d'India. Non so te, ma a me piace moltissimo la profumazione. Come al solito, la massaggio tra le mani e poi la massaggio in viso. Guarda che con una busta che profuma mi piace un sacco. Questa è la maschera leave-in, quindi non si assorbe del tutto, mi raccomando il collo non ce lo dimentico. Oh, ma io lo sto massaggiando bene sto collo. No, io devo fare un ripasso su come si massaggia la faccia e il collo, perché ragazzi io non me lo ricordo che devo fare. Poi Veronica mi rimprovera che ci ha spiegato come si fanno i massaggi al viso e come fare gli esercizi, io me li sono dimenticata tutti. Comunque la maschera
va portata anche al collo ovviamente, e domani mattina lavandoci il viso leviamo anche al collo. Bellissimo, hai visto quanto ne ho utilizzata? Ecco perché ti dico, guarda che con la bustina fai un bel po' di applicazioni. Finalmente ho lavato le mani perché erano piene di siero, crema e maschera, non riuscivo più a prendere le cose. È arrivato il momento del siero ciglia? No, dopo. Voglio creare molta suspense su questa cosa perché c'è un prodotto meraviglioso, anche questo già lo utilizzo da diverse settimane lavorando al computer, anche se secondo me si può utilizzare tranquillamente come protettore labbra. Sto parlando della maschera labbra trucchetto, al netto del fatto che ci sono esercizi pure per le micro rughette che abbiamo sopra la bocca, al netto del fatto che faremo ginnastica in viso, te lo prometto, il trucchetto è il seguente: prendi questa maschera labbra, ne metti una bella quantità, poi con il ditino pulisci il beccuccio, perché noi qui le confezioni le vogliamo sempre pulite, massaggi sulle labbra e io vado sempre oltre il bordo, tanto sono a casa ma chi mi deve vedere prima di andare a dormire. Guarda che ti dico la verità, è una cosa che ho visto online chissà dove e chissà quando, funziona, quindi porto la maschera labbra oltre le labbra. Sotto che ho visto così dici no, comunque complimenti, cioè beh, ti vedo messa bene, grazie, lo so, molto gentile, però funziona. Però questa maschera labbra oltre le labbra io la utilizzo da quando mi è arrivata praticamente, perché mi sono casata a morire. Io questa l'avevo vista al Cosmo, prof, esattamente come il siero ciglia, l'avevo già visto. È arrivato il momento del siero ciglia? No, dopo. Esattamente come avevo visto, cioè, il siero ciglia, avevo visto anche questo, però non vedevo l'ora di provarlo e devo dire che questo trucchetto di andare oltre le labbra e poi andare a dormire funziona. È arrivato il momento del siero ciglia? No, ne parliamo un'altra volta. Ciao, ci vediamo al prossimo video. È arrivato il momento del siero ciglia, è arrivato. Ora, questo io non l'ho mai utilizzato, questa è la primissima volta, credimi, l'ho fatto apposta, perché qui c'è il mio cellulare, in diretta in questo video sto per scattarmi una foto alle ciglia, mi faccio vedere come si un po', vabbè, comunque magari così, no, così, no, di profilo forse così, no, magari con lo sfondo bianco, ok, forse l'ho trovato. Tra un mese e mezzo ci rivediamo. Scusami, ho riaperto la fotocamera non per farmi la foto, ma per mettere il siero ciglia. Questo siero ciglia va messo esattamente come un eyeliner e può essere utilizzato sia la mattina che la sera. Il team Astra, durante la descrizione del prodotto, ci garantisce che si può stendere al mattino e poi ci si può truccare. Io questo ancora non l'ho fatto, ma non sento a crederci perché sono preparatissimi. Team Astra 10 lode. Ci tengo a dirlo, è una realtà italiana e io ci tengo a dire che a Todi, paese stupendo, visitate Todi perché vi ruba il cuore, a Todi c'è una realtà come Astra, fanno un gran lavoro e io non posso che riconoscerle e dirlo. Questo lo lascio qui in bagno perché lo devo utilizzare per due volte al giorno per un mese e mezzo, vediamo un po' il risultato, quindi deve rimanere qui sulla mensola del bagno, così non lo dimentico. Ho fatto una bella skincare serale, come al solito a fine video, quando faccio un video con tanti prodotti, ne tiro fuori qualcuno dalla mischia, perché secondo me vanno tirati fuori, ti serve. Ora, guarda, te lo dico se stessi parlando con la mia amica Monica, Monica ti serve. Ti serve, tipo, ecco, prendi, oh, subito, c'è il link in box info, ti serve. Tiro fuori dalla mischia anche la maschera Leave-In, tiro fuori dalla mischia il siero vitamina C perché mi piace tantissimo la formulazione e il concept che c'è dietro questo prodotto, amo la consistenza, adoro la profumazione ed è piacevolissimo da stendere in viso. Questi sono i tre che tiro fuori e sicuramente mi sentirai abbondantemente parlare di questo prodotto, che io adesso sto facendo questo video, devo comprarne almeno uno e tenerlo in casa, perché ogni volta che io faccio una cosa del genere poi non trovo più il prodotto e mi mandate le foto su direct, Elisa guarda cosa ho comprato, lo so, non lo trovo più, grazie. Spero che il mio video ti sia piaciuto, ci vediamo venerdì alle 21 con un nuovo video, ciao.